docenti universitari, professionisti, opinionisti, tutta una quantità di persone, Presidente, che a fare il deputato ci ha rimesso, non ci ha guadagnato. Quindi, diciamo, è anche il punto di partenza che fa la differenza. E ricordiamoci che se vogliamo portare in questo Parlamento spesso la qualità, dobbiamo sempre tenere presente che c'è tutta una quantità di personaggi, dal filosofo, dall'imprenditore, dall'avvocato, dal grande professionista, al campione dello sport, che per dare il segnale di un impegno civile al servizio del Paese, quando sono entrati e da quando sono entrati e per quanto sono stati qui dentro, non ci hanno guadagnato ma ci hanno perso. Grazie Presidente. La ringrazio, deputato Baldelli. Adesso do la parola al deputato Ottobre. Grazie signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Ma io ho sempre pensato che il politico non è quanto costa ma quanto rende, come in una normale azienda. Un dirigente prende tanti soldi, evidentemente se riesce a renderli, se riesce a produrli. E anche così dovrebbe essere il politico. Credo anche che non sia generoso dire che i nostri colleghi del Movimento 5 Stelle siano delle persone disoneste, almeno anche intellettualmente, sono delle persone che noi possiamo dire che sono persone onestissime. Ciò però che rende strano è che questi colleghi non riescono ancora a capire che la loro politica ha funzionalità nel momento in cui sarebbe credibile nei confronti dell'ordinatore. Cioè quello che non riesco a capire, che non capiamo, per quale ragione, e questo Parlamento ho provato alcune volte, per esempio, a dire delle cose molto semplici, che qualsiasi siti con degli emendamenti, che qualsiasi siti riconducibili a movimenti di partito o a partiti non sono a scopo di lucro. Ecco, il fatto che ci sia un signore che per tutta la vita ha fatto il comico, l'ha fatto bene, ha fatto ridere gli italiani, che oggi percepisca del denaro per il lavoro dei colleghi dei 5 Stelle, io credo che non sia una cosa moralmente accettabile questa situazione. Perché di questo stiamo parlando. Cioè io vorrei sapere i dati, per esempio, dei prossimi giorni del blog di Grillo in merito a tutte le gazzarre, le cagnale che abbiamo fatto quest'Aula, di quanto esso può percepire in termini di denaro, in termini di visualizzazioni, in termini di consenso. Ecco che io credo che se anche noi facessimo della pubblicità sui nostri siti, facendo finanziamenti da parte per i siti, a guadagnare il singolo e non il politico che qui credo che moralmente non sia accettabile. Quindi è questo, colleghi dei 5 Stelle, che io non riesco francamente, che non riusciamo in tanti a capire per quale ragione voi dite delle cose a vantaggio di Grillo. Poi avete ragione, le start-up, i giovani, le banche, le grandi banche non finanziano, e questo è un problema. Neanche se portano la firma dei genitori finanziano l'iniziativa di una start-up, e avete ragione su queste cose. Evidentemente anche avete fatto un fondo tanto di cappello se queste realtà hanno trovato degli spazi, perché altrimenti non si crea occupazione, non si crea lavoro. Ecco che allora anche queste cose sono giuste e dobbiamo dircele. Però, viva Dio, evitiamo di far guadagnare persone singole con la politica e più gli italiani con la politica giusta. Grazie. La ringrazio, deputato Ottobre. Deputato Sannicandro, prego. Egregia Presidente, ed egregi colleghi, io sono uno di quelli che si è irritato, come è stato detto dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ma non per le ragioni per le quali, a cui loro alludono, ma perché è una sovversione completa, come è stato anche ricordato da parte di qualcuno, per disonestà intellettuale. Una sovversione completa del problema. Qua si parla di stipendi, retribuzioni, ferie, cioè si dimentica completamente che noi non siamo lavoratori subordinati, siamo rappresentanti del popolo. È chiaro, siamo politici, diciamo così. Tant'è che la Costituzione tale ci qualifica. E voglio ricordare, visto che si parla di produttività anche, quindi con linguaggio aziendale,